sul porre in rilievo la rilevanza commerciale che Ostia Terni dovette avere, soprattutto in funzione della sua posizione strategica dal punto di vista viario. Infatti Ostia Terni si trovava all'incrocio tra due vie molto importanti, la Claudia Valeria che collegava Roma ad Adriatico e la via Litoranea Flaminia a Burbe Usquad Brundisium, come testimoni riporta appunto l'itinerario Antonino, ai quali poi a queste due grandi vie facevano capo un esteso reticolo di collegamenti intermedi con grandi strade come la Salaria, la Cecilia e la Claudia Nova. Perché diciamo è importante sottolineare questo? Perché ovviamente parlando del rilievo di Ostia Terni dovremo anche parlare molto brevemente anche dei prodotti che venivano diciamo esportati e commerciati all'interno del territorio, quindi faremo brevemente riferimento anche ai siti interni. Ostia Terni viene sempre definita come vicus, cioè come un approdo di minor rilievo rispetto allo status giuridico di altri siti interni, quale ad esempio i municipi. Però questo non deve farci ingannare. Perché questo? Perché sostanzialmente vi sono, diciamo, facendo cenno al periodo preromano, dobbiamo dire che il nostro territorio abruzzese si caratterizzò sempre per un'organizzazione di tipo paganico-ritano, costituito da centri fortificati sull'altura e da bici, cioè villaggi situati diciamo su pianure o comunque sulle strade di collegamento più importanti, tant'è vero che nel corso del tempo sostanzialmente i siti più interni, comunque più impervi, vennero via via abbandonati. Quando arrivarono sostanzialmente i romani ad occupare il territorio abruzzese, ovviamente diciamo, lo status giuridico amministrativo dei centri di potere più importanti non subirono modificazioni, anche perché non avevano interesse nel farlo. Ed è molto importante richiamare l'attenzione sulla fonte di Strabone, di cui ha ampiamente parlato Giulio Firpo nella precedente relazione, però a questo mi soffermerò molto brevemente, perché diciamo, è molto dibattuto il fatto se Ostia Terni facesse riferimento al territorio di Pinna o al municipio di Pinna o al municipio di Teate, perché sostanzialmente Strabone racconta come questo approdo di Ostia Terni fosse situato in territorio vestino, quindi in teoria sulla riva sinistra del fiume, mentre invece le testimonianze archeologiche dimostrano come questo sito, come Ostia Terni, fosse invece situato sulla riva destra e quindi in territorio marocino. In tal caso appunto Ostia Terni era diciamo sotto l'influenza del territorio di Teate. Perché è importante sottolineare questo? Perché che si accetti l'una o l'altra lezione, in ogni caso Ostia Terni faceva sempre riferimento a municipi di importanza notevole. Ma nonostante questo c'è un frammento di Festo dove appunto fa un delineo un po' la vicenda storica e istituzionale dei Vici e dice come alcuni vennero trasformati in municipio mentre altri conservarono l'assetto originario. La loro rilevanza sostanzialmente era determinata dall'importanza economico-commerciale che questi Vici avevano. E in chiusura farò riferimento anche ad uno studio di Ernesto Gianmarco su questo. Perché è importante sottolineare questo? Perché l'importanza quindi dei siti, cioè dei centri, non erano tanto poi determinati dal loro status giuridico amministrativo, ma proprio dalla funzione che rivestivano in quanto centri. Ed è a questo punto che inizierò a fare brevemente riferimento ai prodotti che venivano coltivati, ai prodotti che venivano esportati sul nostro territorio. Ricordo tra i siti interni il Pagus di Interpronum, cioè che faceva riferimento all'attuale territorio di San Valentino, dove era noto per l'industria e la lavorazione dell'asfalto e del bitume per calatafare dei navi sulla vicina costa adriatica. Oppure il municipio di Pinna, dove sono stati rinvenuti dei marchi sulla Terizzi, perché questo ben si coincide con la politica portata avanti da Augusto nel fronteggiare, cioè nel portare avanti, nel riattivare le edilizie dei santuari e delle divinità locali.
Mi riferisco anche alla produzione di sale, probabilmente diciamo sul sito di Alsalinas, alla foce del fiume Salino, estremamente importante, oppure faccio riferimento anche agli allevamenti, prodotti caseari. L'allevamento in Abruzzo, soprattutto per la conformazione geografica del nostro territorio, poteva godere di ager publicus diciamo estesi e soprattutto insomma ben si prestava. E soprattutto dobbiamo anche ricordare la produzione dei vini, i vini atriani, prepuziani, palmensi, e forse qui il professor Marco Presutti potrebbe parlarci dei vini atriani in riferimento ad uno studio che ho potuto condurre in età adrianea. E quindi diciamo, ovviamente oltre al vino, dobbiamo fare riferimento anche alle anfore vinarie che ovviamente venivano prodotte sul territorio, non soltanto per il mercato locale, ma soprattutto per il mercato, diciamo, greco, perché abbiamo proprio delle fonti greche dove ci parlano appunto del vino Picenum, che probabilmente è una nomenclatura che ritroviamo nelle Dictum Praxis di Diocleziano, che probabilmente all'epoca di Diocleziano non faceva più distinzione tra vini adriani, preluziani e palmensi, ma era una formula unica insomma, per indicare i vini che venivano prodotti in loco. E quindi diciamo, abbiamo anche nei territori a Cupra Marittima, ma anche nei territori di Città Sant'Angelo, ci sono stati rinvenimenti archeologici, staff anche se ne è occupato, dove appunto si vede che queste fornaci e cinque complessi produttivi molto importanti erano situati, guarda caso, in prossimità degli approdi fluviali. Però perché Ostia Terni risulta così importante, e mi ricollego a quanto ha detto già il professor Braccesi, in riferimento al fatto che l'itinerario marittimo fa riferimento alla distanza tra Ostia Terni e Spalato. Perché diciamo, i siti costieri di Alsalinas, ma anche di Ottone, erano troppo piccoli per poter ospitare e diciamo, far fronte a traffici commerciali così importanti, non erano apprezzati. Di conseguenza Ostia Terni era diciamo, l'approdo, come anche Plinio definisce, comune a Pedini, Marruccini, Massi e Vestini, perché effettivamente era l'approdo che dal punto di vista geografico, viario e diciamo per collocazione poteva essere più importante. E qui mi riaggancio ad una riflessione fatta da Giulio Firpo sul fatto che Plinio, nel parlare dei popoli che utilizzavano il porto di Ostia Terni, fa riferimento anche ai Pedini, che però non erano situati proprio in prossimità della costa. Ma probabilmente, forse Plinio in questo caso voleva porre l'attenzione sul fatto che la Ternum era un fiume che garantiva, diciamo, vie di collegamento per tutte le popolazioni che attraversavano il nostro territorio. E, diciamo, per chiudere, volevo un attimo fare riferimento a quanto scritto da Ernesto Gianmarco, perché tra l'altro ricorre il centenario della Fondazione Ernesto Gianmarco. E quindi tempo un attimo di ritrovarlo. Dunque, quattro popolazioni italiche erano interessate al centro marittimo di Aterno e traffici adriatici con navi proprie, Vestini, Marruccini, Frentani e Perigni. Ma non dovevano essere esclusi neppure i Sabini se il fiume Aterno era navigabile fino all'odierna Popoli e se rappresentava l'unica via di comunicazione degli altopiani della regione. L'Aterno dunque è il punto di convergenza della regione che qui si incontra attraverso lo sbocco naturale dell'attività commerciale. Con questo, ecco.